50 motivi per cui dobbiamo spezzare le catene che ci soffocano. L'euro da una parte e l'Unione Europea dall'altra. Il primo è un cappio al collo che sta inesorabilmente umiliando e devastando un paese come l'Italia che nel dopoguerra ha dimostrato invece di sapere brillantemente camminare e correre sulle sue gambe fino a diventare una delle principali potenze manifatturiere del pianeta. Siamo addirittura arrivati ad essere al quinto o sesto posto nella classifica mondiale per quanto concerne il prodotto interno lordo. Ma ormai sono tempi passati. La seconda, l'Unione Europea, almeno questa Unione Europea è una gabbia soffocante, è diventata una gabbia soffocante che limita la nostra sovranità, almeno per come è stata concepita ed attuata fino ad oggi. E allora riconquistare la propria indipendenza è la condizione necessaria per riprendere il cammino dello sviluppo e della democrazia. E riconquistare l'indipendenza monetaria è la condizione necessaria, anche se non sufficiente, per tornare a crescere. Senza questo scatto di orgoglio e di libertà, ogni altro sforzo per rilanciare l'economia del paese si rivelerà purtroppo completamente inutile perché la gabbia dell'euro ci uccide, ci soffoca. E allora vediamo un elenco di 50 buoni motivi per dire no all'euro e no a questa Unione Europea. E cercheremo di sfatare uno per uno tutti i luoghi comuni più radicati di volta in volta, tirati in ballo da chi sostiene che non ci sia alternativa. Perché i trattati dell'Unione violentano la nostra Costituzione. L'adozione dei trattati palesa un'esplicita violazione dei più elementari principi fondanti della nostra Costituzione. Tutto è fuorché un progetto che risponde allo spirito della nostra Carta. Ci si riferisce qui in particolare all'articolo 1. Il secondo comma recita: la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. E invece vediamo come il potere decisionale sia stato di fatto delegato ad élite tecnocratiche non elette ed irresponsabili. Come è evidente anche la violazione dell'articolo 11 della nostra Carta Costituzionale, laddove viene scritto che l'Italia consente in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni, e si badi bene, non si parla di cessioni, ma di limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Quindi, da questa espressione si capisce che i padri costituenti si riferivano in maniera esplicita ad organizzazioni transnazionali quali le Nazioni Unite, non certo ad un mostro giuridico quale l'Unione Monetaria Europea, che addirittura pretende di promuovere o bloccare le leggi di bilancio dei singoli stati aderenti, prima ancora che queste siano presentate al voto dei parlamenti nazionali. E cosa c'è dunque di più anticostituzionalità, di più anticostituzionale che cedere la propria sovranità monetaria? 2. Perché la castrazione monetaria, oltre ad essere anticostituzionale, non è cosa affatto normale. Gli eurofili ritengono che sia assolutamente naturale aver conferito ad un'autorità sovranazionale come la BCE il diritto di coniare moneta. E
allora noi possiamo tirar fuori un elenco di alcuni altri paesi al mondo che hanno deciso di non coniare monete nazionali. E ecco qualche nome, adesso sono numerosi, però basta darne qualche nome per rendere l'idea di quali paesi siano, ad esempio Ecuador, Timor Est, El Salvador, Isole Marshall, Micronesia, Palau, Isole Vergini Britanniche, Zimbabwe, Benin, Burkina Faso, Camerun, eccetera, eccetera, lasciamo perdere, non continuiamo. Vogliamo soltanto dire che tutti questi stati hanno un recente passato da colonia. Normalmente chi non ha una propria moneta è stato una colonia e dipende fortemente dalla madrepatria da cui si è staccato, per cui rinuncia ad avere una propria moneta e ancora gravita nell'orbita di quella che era stato il colonizzatore. Altra ragione, terza ragione, perché l'unione monetaria non è fatta su misura per l'Italia. L'Europa non è una casa comune. L'Italia abbandonò nel 1992 un insostenibile tasso di cambio fisso con le altre valute per essere poi purtroppo ripreso nel 1996. Ecco, nel 1999, al momento dell'ingresso nell'euro, il reddito pro capite degli italiani era il 96% di quello tedesco. Nel 2015, dopo 16 anni di euro, il reddito degli italiani è il 76% di quello dei tedeschi. Questi dati sono ricavati dal Fondo Monetario Internazionale. E quindi le alternative sono due: o rinunciamo all'Europa oppure rinunciamo al nostro reddito. Quarto punto, quarta ragione per cui dobbiamo spezzare le nostre catene. Perché l'unione monetaria è fatta su misura della Germania. La pretesa di ritenere che l'unione sia un progetto comune costruito nell'interesse e dal servizio di tutti è una pura utopia. Basta rielaborare i dati relativi al surplus barra deficit delle partite correnti di Italia e Germania. E nel periodo tra il 93 e il 99 l'Italia ha sempre avuto un surplus positivo per arrivare a toccare il suo massimo nel 96, un valore del 2,9% sul PIL come surplus. Purtroppo in quell'anno l'Italia cessa di far fluttuare liberamente la propria valuta per rientrare nuovamente nel sistema monetario europeo in previsione poi dell'adozione dell'euro dal 1999. Sebbene l'euro sia entrato materialmente in circolazione il 1 gennaio 2002 come moneta fisica. Nello stesso periodo la Germania ha quasi sempre registrato un deficit, mediamente dell'1%, con l'eccezione del 1998. Ma dal 2000 al 2013 la situazione si capovolge radicalmente e l'Italia in questi anni colleziona, in questi 14 anni, dal 2000 al 2013, l'Italia ne colleziona 12 di deficit per arrivare ad un picco negativo di meno 3,5% sul PIL nel 2010, mentre la Germania ingrana la carta collezionando 12 anni di surplus ed arrivando al picco positivo del 7% nel 2012. Quinta ragione, perché avevano bisogno di un pollo da spennare, che era l'Italia. Queste che seguono, sono le confessioni dell'ex ministro Vincenzo Visco a Stefano Feltri nel maggio del 2012. Testualmente,
L'Italia fuori dall'euro, visto il nostro apparato industriale, poteva fare paura a molti, incluse Francia e Germania, che temevano le nostre esportazioni prezzate in lire. Ma Berlino ha consapevolmente gestito la globalizzazione. Le serviva un euro deprezzato, così oggi è in surplus nei confronti di tutti i paesi con cui scambia, tranne la Russia da cui compra l'energia. Quindi era un disegno razionale, serviva l'Italia dentro la moneta unica proprio perché era debole. Ogni commento a queste parole è superfluo. Sesta ragione, perché economie diverse devono avere monete diverse. Ma è semplice. Altrimenti il debole diventa sempre più debole ed il forte diventa sempre più forte. La moneta assolve al ruolo di ammortizzatore nei rapporti fra diverse economie. Quella infatti che si trova in una situazione di difficoltà vedrà la sua moneta svalutarsi, ovvero il prezzo di quella moneta si riallineerà al giusto prezzo di mercato, così consentendo un recupero di competitività. Ma non potendo svalutare la moneta, l'unica alternativa per recuperare la competitività rimane quella del taglio dei salari, costare meno, e dell'aumento quindi di produttività attraverso licenziamenti, attraverso la compressione del lavoro. E la conferma arriva addirittura dalla Commissione UE, che in un report del gennaio 2014 diceva: venuta meno la possibilità di svalutare la moneta, i paesi della zona euro che tentano di recuperare competitività sul versante dei costi devono ricorrere alla svalutazione interna, cioè contenimento di prezzi e salari. Questa politica però presenta limiti e risvolti negativi, non da ultimo in termini di un aumento della disoccupazione e del disagio sociale. E questo viene, è un report del gennaio 2014 che viene dalla Commissione UE, quindi si sa tutto perfettamente. Settima ragione, perché la Germania ce l'ha detto chiaro e tondo. Il 6 maggio del 2014 la tedeschina Ska Keller, leader dei Verdi, intervistata in televisione su Rai 3, dice queste parole. Testualmente, se la Germania lasciasse l'euro perderebbe moltissimi posti di lavoro nel settore delle esportazioni perché nessuno comprerebbe più i prodotti carissimi tedeschi. I prodotti tedeschi costano poco perché il marco svalutato sotto forma di euro consente loro di costare molto meno di quanto costerebbero se fossero prezzati in marchi. E poi il ministro Theo Weigel, ex ministro delle finanze tedesco, il 10 luglio del 2016, poco tempo fa, meno di 2 mesi fa, se la Germania oggi uscisse testualmente dall'Unione Monetaria, allora avremmo immediatamente, il giorno dopo, un apprezzamento tra il 20 e il 30% del marco tedesco che tornerebbe nuovamente in circolazione. Chiunque si può immaginare che cosa significherebbe per il nostro export, per il nostro mercato del lavoro, per il nostro bilancio federale. Invece, con un'uscita dall'euro ed un taglio netto del debito, la crisi interna italiana finirebbe di colpo. Parole di un tedesco. Più chiaro di così? Ottava ragione. Perché famosissimi economisti ce lo hanno detto chiaro e tondo in tutte le salse. Sul testo Macroeconomia scritto da Rudiger Dornbusch e Stanley Fischer si sono formati milioni di studenti di tutto il mondo. In un articolo pubblicato sulla rivista Foreign Affairs, Dornbusch 20 anni fa scriveva: abolendo gli aggiustamenti del tasso di cambio, l'euro finirà per scaricare sul mercato del lavoro il compito di adeguare la competitività e i prezzi relativi. Diventeranno preponderanti recessione, disoccupazione e pressioni sulla BCE affinché inflazioni l'economia.
Una volta entrata l'Italia con una valuta sopravvalutata, si troverà di nuovo alle corde come nel 92, quando venne attaccata la lira. Un'altra conferma arriva addirittura da uno studio finanziato dalla Commissione UE a firma degli economisti Lars Jonung e Eoin Drea. Già il titolo parla da solo, l'euro non può essere realizzato, è una pessima idea, non durerà. Il parere degli economisti americani nel periodo 1989-2002. Questo è il titolo di uno studio finanziato dalla Commissione UE. E nel sommario riassuntivo addirittura leggiamo: tutti gli economisti, pur nella diversità di approccio, mostrano un forte scetticismo per un progetto politico che ignora i più elementari fondamenti della scienza economica. Non essendo l'Europa un'area valutaria ottimale. Ragione numero 9. Perché gli Stati Uniti d'Europa sono un progetto antistorico e fallimentare? Nel 1940 gli Stati indipendenti e sovrani del mondo erano 69. Nel 2015 erano 205, in 75 anni il numero è quasi triplicato. A chi dice che gli Stati Uniti d'Europa sono un progetto che asseconda la storia, noi diciamo, numeri alla mano, che è l'esatto contrario. E non è neppure vero che l'Unione faccia la forza. Chiunque sostenga che la creazione dell'Unione monetaria risponda all'obiettivo di rafforzare l'intero blocco si scontra con la cruda realtà dei numeri, cioè la quota di PIL mondiale dell'Eurozona nel 1999 era pari al 22%, oggi è il 17%, e questa è la fonte, è il Fondo Monetario Internazionale. Punto 10, ragione numero 10. Perché non potremo mai creare gli Stati Uniti d'Europa? Questo degli Stati Uniti d'Europa è un mantra ricorrente, ossessivo. La globalizzazione incombe, impone sfide che i singoli stati nazionali non potrebbero affrontare da soli. Abbiamo già una moneta in comune, quindi andiamo avanti e facciamo gli Stati Uniti d'Europa. Ma è veramente questa una prospettiva concreta e razionale? È vero, è certamente vero che i 50 stati a stelle e strisce condividono il dollaro come gli stati dell'Eurozona condividono l'euro. Ma le somiglianze finiscono qui, perché gli USA hanno in comune la stessa lingua e quando il presidente eletto parla lo comprendono in Florida e nel Wisconsin. Pensiamo alla scena di un presidente degli Stati Uniti d'Europa che parla a reti unificate. Il suo discorso dovrebbe essere tradotto o sottotitolato in altre 17 lingue. E che razza di campagna elettorale potremmo mai avere con queste barriere linguistiche? L'assenza delle quali consente al disoccupato dello stato del Mississippi, che è uno stato povero, il cui PIL è grosso modo quello dell'Ecuador, di poter agevolmente emigrare e trovare lavoro in Texas, il cui reddito è invece pari a quello dell'Australia. E noi pensiamo che un dentista disoccupato di Salonicco possa agevolmente esercitare la propria attività a riga? E sempre negli Stati Uniti d'America esiste un bilancio federale che si fa carico di trasferimenti finanziari dalla California all'Alabama, senza che a quest'ultima vengano imposte deliranti riforme strutturali in cambio di trasferimenti finanziari. Tutte cose che in Europa non solo non abbiamo, ma neanche avremo mai, perché altrimenti le avremmo viste già realizzate. Non c'è la volontà di avere un bilancio comune.
e che comunque se fossero fatte non agevolerebbero certamente lo sviluppo degli stati sussidiati, come del resto dimostra l'esperienza secolare, plurisecolare del nostro Mezzogiorno. Cioè gli USA costituiscono un'area valutaria ottimale non perché condividono il dollaro, ma perché hanno in comune una lingua, quindi la mobilità del fattore lavoro, e perché condividono un bilancio federale unico. L'Unione Monetaria Europea manca di un'unità linguistica e della volontà di istituire un bilancio federale unico. Undicesima ragione. Perché non è vero che uscire da un'unione monetaria sarebbe una catastrofe. Questo è un altro classico, come il panettone di Natale o l'agnello di Pasqua. E cioè, se entrare nell'euro è stato un errore, uscirne sarebbe fatale. E con queste parole il discorso viene chiuso immediatamente. Ma è veramente così? Il centro studi Oxford Economics ha condotto nel 2015 uno studio accurato, evidenziando come dal 1945 ad oggi oltre 70 stati hanno sperimentato la rottura di unioni monetarie. In media una ogni anno ne abbiamo avuta. E non è neppure vero che tali disgregazioni monetarie siano state accompagnate da conseguenze economiche disastrose, tutt'altro. Dal momento che lo studio rileva che in oltre due casi su tre si è registrato un tasso di crescita fin dall'anno in cui il paese di turno ha lasciato l'Unione con un valore mediano pari al 2,7% di incremento di crescita. Ragione numero 12. Perché non è vero che uscire dall'euro significhi uscire anche dall'Unione Europea. Ci sono infatti paesi come la Svezia, l'Ungheria, la Danimarca, che pur non avendo l'euro fanno comunque parte dell'Unione Europea e guarda caso stanno meglio. Una rielaborazione del centro studi Unimpresa su dati della Banca d'Italia mostra che nel periodo 2008-2015 i paesi dell'Eurozona, cioè i paesi che avevano l'euro, hanno perso 3,238 milioni di posti di lavoro, mentre quelli dell'Unione con propria moneta, quelli dell'Unione Europea con propria moneta, nello stesso periodo di tempo hanno creato 1,068 milioni di posti di lavoro. Quindi questo ci dice che l'Eurozona è un'autentica macchina di distruzione del lavoro. Tredicesima ragione. Perché comunque non è vero che uscire o non far parte dell'Unione Europea significhi non avere accesso al mercato continentale. Perché ci sono paesi quali la Norvegia, l'Islanda, il Liechtenstein e la Svizzera che hanno stipulato da tempo accordi per la partecipazione al mercato interno che disciplina la libera circolazione delle merci, dei servizi e dei lavoratori all'interno del cosiddetto spazio economico europeo SEE, di cui fanno parte questi paesi assieme all'Unione Europea, sono sopravvissuti benissimo. In sostanza, questi paesi, Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, partecipano assieme all'Unione Europea del cosiddetto spazio economico europeo e quindi partecipano al mercato interno che consente, che disciplina la libera circolazione delle merci, dei servizi e dei lavoratori attraverso accordi specifici. Ora, toccherà anche alla Gran Bretagna negoziare un accordo
di collaborazione e cooperazione con l'Unione Europea. Un accordo che preveda da un lato l'uscita dall'Unione Europea nel rispetto dell'esito del referendum del 23 giugno 2016 e dall'altro una continuazione alla partecipazione al mercato interno dell'Unione Europea. E sono quindi già molti gli osservatori che prevedono l'adozione del cosiddetto modello Norvegia da parte del Regno Unito. Quattordicesima ragione. Perché fuori dall'Unione Europea si sta comunque meglio? Mentre i paesi senza euro, ma dentro l'Unione Europea, stanno meglio dei cugini che hanno scelto la moneta unica, così i paesi che stanno fuori dall'Unione vivono molto meglio dei vicini condomini dell'Unione Europea, perché il PIL pro capite medio dell'EFTA, cioè l'accordo di libero scambio tra Norvegia, Liechtenstein, Islanda e Svizzera, che abbiamo detto prima, il PIL pro capite medio dell'EFTA, cioè di questi quattro paesi, è pari a 62.000 e rotti dollari, mentre quello dell'Unione Europea è pari a circa 38.000 dollari. In altre parole, un cittadino dell'Unione mediamente guadagna il 60% del cugino che sta fuori e che ha con lui semplicemente accordi di partecipazione ad uno spazio economico europeo. E i dati sono riferiti al 2015. E quindi a riprova di quanto detto, sia l'Islanda che la Svizzera hanno di recente ufficialmente abbandonato il progetto di adesione all'Unione Europea. Un tempo si facevano carte false per entrare nell'Unione Europea. Oggi i paesi cercano di evitarlo. Quindi sicuramente stare fuori dall'Unione Europea non è un impedimento di qualsivoglia natura alla prosperità del paese che se ne tiene fuori. Ragione numero 15. Perché non è vero che abbandonando l'euro torneremo ai vecchi milioni e miliardi. Sono in molti quelli che spesso, in cattiva o buona fede, fanno confusione fra il tasso di conversione e il tasso di cambio. L'Italia, uscendo dall'euro, potrà scegliere di convertire la propria nuova moneta con un tasso di conversione convenzionale rispetto all'euro, cioè frutto di una scelta tecnica. Può essere una lira per ogni euro, ad esempio, che è la cosa più semplice. Quasi sicuramente sarà così per una questione di semplicità. Dopodiché il prezzo della lira sarà libero di fluttuare nel mercato valutario e quasi sicuramente svaluterà del 20-30% rispetto alle altre monete. Questo è il cosiddetto tasso di cambio, invece. Ma ciò non deve destare preoccupazione. Abbiamo visto che nella nostra vita non è cambiato niente di veramente importante da quando l'euro, che oggi è la nostra moneta, ha pesantemente svalutato rispetto al dollaro. 2 anni fa con un euro acquistavamo 1,35 dollari, mentre oggi ne acquistiamo circa 1,10, diciamo, una svalutazione del 20% circa. Ma niente è cambiato. La nostra moneta si è svalutata del 20%, ma non è successo niente di drammatico. Nulla è cambiato nella vita quotidiana di ciascuno di noi, per il semplice motivo che non facciamo la spesa al supermercato di Cleveland negli Stati Uniti. Il fatto che la nostra valuta abbia perso terreno rispetto al dollaro non ha comportato particolari modifiche alla nostra economia che possano far gridare al dramma. E così sarebbe
quando una eventuale nuova lira dovesse svalutare rispetto alle altre monete. Ragione numero 16. Perché non è vero che svalutare non serve a niente. E cioè, dopo la conversione, la nostra nuova moneta si svaluterà rispetto alle altre. Raggiungerà cioè il giusto prezzo di mercato rispetto alle altre valute, e tutti i più importanti economisti sono concordi nello stimare il riallineamento in misura pari ad una svalutazione più o meno tra il 20 e il 30%, in considerazione poi dei diversi livelli di prezzo relativo tra le varie economie. Sarà più conveniente per gli stranieri acquistare il Made in Italy, fare le vacanze nel bel paese o addirittura comprare una fabbrica da noi, o metterla su da noi, e sarà simmetricamente più costoso per gli italiani acquistare prodotti esteri, fare le vacanze all'estero o portare fuori la nostra produzione. Ma per un paese come l'Italia, che vive di manifatture e turismo, si aprirebbero dunque enormi opportunità di crescita. Tutto ciò che purtroppo oggi è precluso da una moneta artificialmente troppo forte per la nostra economia, che non riflette la forza della nostra economia. Ragione numero 17. Perché non è vero che se tornassimo alla lira saremmo travolti dall'iperinflazione o dall'inflazione? E questa è una delle più ricorrenti mistificazioni. L'Italia sarebbe devastata da una terribile iperinflazione. Innanzitutto partiamo dalla definizione di iperinflazione. Si parla di iperinflazione quando il tasso di incremento dei prezzi supera l'1% al giorno o alternativamente il 50% in un mese. C'è un centro studi americano, il Cato Institute, che ha catalogato e studiato oltre 50 casi di iperinflazione avvenuti nella storia contemporanea fino ai giorni nostri, e tutti sono accomunati da uno o più fenomeni di straordinaria ed eccezionale gravità, quali ad esempio conflitti internazionali, guerre civili interne, instaurazione di regimi totalitari, con conseguente adozione di scriteriate politiche economiche, oppure ancora trasformazione traumatica dei modelli economici, con passaggio da sistemi di mercato a regimi pianificati di tipo socialista o viceversa. Niente a che vedere con la situazione italiana, con la situazione che si prospetterebbe in caso di uscita dall'euro. Quanto ai più tenui timori di inflazione, cioè non di iperinflazione, anche qui occorre fare chiarezza, perché l'inflazione altro non è che l'aumento generalizzato dei prezzi al consumo dovuto al surriscaldamento della domanda. Cioè, detto in soldoni, la gente lavora, ha i soldi in tasca, acquista e quindi i prezzi crescono. Non è un caso che disoccupazione ed inflazione siano inversamente correlate, più una è alta, più l'altra è bassa. Questa correlazione è stata modellizzata dall'economista neozelandese Phillips. Svalutazione e inflazione sono invece fenomeni scorrelati. E quale può essere una prova diretta, una prova anche recente temporalmente? Negli ultimi 7 mesi il prezzo del petrolio è riaumentato, ha recuperato quasi il 50% del suo valore, sia in dollari che in euro. Cioè, in effetti, una rivalutazione del petrolio e quindi una svalutazione della moneta, una svalutazione enorme, ma non risulta che gli italiani stiano tutti andando in giro a cavallo. E quindi l'inflazione è direttamente correlata all'occupazione e non alla svalutazione.
Ragione numero 18. Perché non è vero che senza l'euro i risparmi si dimezzerebbero. Se vuoi impaurire una persona, devi colpirla negli affetti più cari, nei suoi effetti, cioè nel risparmio, che può essere investito in molti modi, case, azioni, obbligazioni, oro, eccetera. E non è certo cambiando la moneta che perderebbero di mercato, di spendibilità, di vendibilità. È solo grazie alla ripresa o viceversa alla stagnazione che il valore del risparmio sale o scende. Anzi, è proprio con l'euro che in Italia i risparmiatori hanno visto andare in fumo i risparmi di una vita grazie al famigerato bail-in, e ne sanno qualcosa gli obbligazionisti di Banca Etruria e delle altre tre banche. E ragione numero 19. Perché non è vero che senza l'euro i mutui andrebbero alle stelle? Le strategie del terrorismo sulla moneta unica passano con grande spregiudicatezza dai risparmi ai mutui. Il mutuo viene convertito in lire e la sua rata andrebbe alle stelle, come se con il passaggio dalla lira all'euro questa si fosse dimezzata. Facciamo chiarezza: il tasso del mutuo non è indicizzato alla valuta. Il debitore deve solo temere la perdita del posto di lavoro, senza il quale non avrà fondi a sufficienza per rimborsare il mutuo. Che stia rimborsando euro o lire, a lui non interessa niente. Il suo tasso di interesse non dipende dalla valuta, non è indicizzato alla valuta, è lo stesso. Cambia semplicemente la moneta in cui deve restituire il suo mutuo. Ma se perde il lavoro, è chiaro che rimborsare il mutuo sarà difficile. E questa è la situazione tipica in cui si trovano oggi molti disoccupati italiani, circa 3 milioni, e che sono 3 milioni aumentati di circa 1 milione rispetto al 2004. E quindi pagare il mutuo da disoccupati è veramente difficile, o in euro o in lire che sia. Viceversa, quando si ha un lavoro, pagarlo in euro o pagarlo in lire è esattamente la stessa identica cosa. Ragione numero 20. Perché non è vero che è tutta colpa della spesa pubblica? La spesa pubblica, assieme ai consumi delle famiglie, agli investimenti delle imprese e alle esportazioni nette, è una delle componenti del PIL. E non si capisce come la sua semplice riduzione possa determinare un aumento del reddito. Certo, potremmo meritoriamente utilizzare i risparmi di spesa per abbassare le tasse, certo, ma avremmo comunque effettuato soltanto un'operazione di redistribuzione fiscale, la spesa nel suo complesso non sarebbe aumentata. E non si vede allora come ridurre lo stipendio al segretario comunale per incrementare magari lo stipendio di un creativo pubblicitario possa alimentare la domanda nel suo complesso, la domanda aggregata. La verità è che quando la crisi morde, due sono i modi per uscirne: spendere di più e tassare di meno. E noi in Italia, dall'arrivo di Monti in poi, stiamo facendo l'esatto opposto: stiamo spendendo di meno e tassando di più. E non è neppure vero che l'Italia sarebbe malata di eccessiva spesa pubblica, dal momento che l'incidenza media della spesa primaria, cioè esclusi gli interessi sul debito, l'incidenza media della spesa primaria sul PIL nel periodo 1999-2012 è stata pari al 40% circa, per
contro una media del 41% dell'Eurozona. Cioè non è vero che lo Stato italiano spende di più di quanto facciano gli altri paesi dell'Europa.